finalmente siamo in estate e oggi parliamo quindi di solari e bisogna usare la protezione, quindi due tipi di protezione, due tipi di filtri, filtri fisici, filtri chimici. Adesso vi facciamo vedere come agiscono e il meccanismo d'azione è leggermente differente. Partiamo da quelli che sono i filtri chimici, chiamati anche filtri organici. Vengono assorbiti dalla nostra pelle, assorbono la radiazione solare e la trasformano, la convertono in calore, che quindi non riesce più a penetrare nella nostra pelle la radiazione. Invece quelli che sono i filtri fisici, chiamati anche filtri inorganici o filtri minerali, e agiscono in maniera diversa, fanno un po' come se fossero uno specchio, un ombrello, uno schermo protettivo. La radiazione solare arriva e viene riflessa e diffusa, quindi anche in questo caso non penetra in profondità nella nostra pelle. Vantaggi, svantaggi, differenze: funzionano entrambi molto molto bene. I filtri chimici sono più economici, i filtri fisici sono sicuri e inerti, quindi per le pelli che sono molto sensibili, a tendenza allergica, io consiglierei magari un filtro fisico, perché tendenzialmente. Partiamo quindi con i filtri fisici, i filtri minerali. La saponaria: abbiamo la crema solare a diverse protezioni, quindi la 30, la 50, molto bella secondo me l'idea di fare delle bustine viaggio sia di SPF 50 che di dopo sole, per chi va al mare poche volte o pochi giorni, non vuole comprare un vasetto di crema che sarà poi da buttare via dopo 6 mesi, un anno. E quindi molto molto bella l'idea. E abbiamo già detto filtri fisici, hanno fatto anche il bagno doccia per mantenere un po' più lungo l'abbronzatura, e una crema viso un po' più specifica anti-age, è un SPF 30 e ha un mix di acido ialuronico ed estratti vegetali antiossidanti, proprio per un discorso un po' più anti-rughe. Anche qua attenzione all'ecosistema marino, alla salvaguardia del mare, ecco. E cambiamo linea. Andiamo alla Thea Natura, e anche la Thea Natura sono sempre dei filtri minerali, è una linea vegana, plastic free, ha fatto la crema solare a diversi SPF, quindi la 50, la 30, andare a scendere, con oliti che contiene molti carotenoidi, vitamina A, benissimo anche per i bambini, e il latte dopo sole è a base di aloe e iperico, l'olio di iperico viene molto usato per le scottature da sole, quindi benissimo anche proprio come lenitivo dopo sole, insomma. Hanno fatto anche l'olio abbronzante, quindi a base di monoi, tiare, con questa profumazione un po' dolce, un po' estiva, e che accelera proprio il processo dell'abbronzatura. È water resistant e si spalma piuttosto bene. Andiamo sull'ultima linea, che è la Nature's. In questo caso invece noi abbiamo solo filtri fisici, ma abbiamo sia filtri fisici che anche filtri chimici in base al tipo di prodotto. Molto bella la collaborazione che hanno con l'Università Milano Bicocca e l'Acquario di Genova per la salvaguardia della barriera corallina. Quindi tutti gli ingredienti che sono usati sono principi attivi che sono biodegradabili, che non vanno a danneggiare l'ecosistema marino. Il packaging è green, in canna da zucchero, e tutto con lo scopo ovviamente del minore inquinamento. E in questo caso, abbiamo detto, sono filtri sia fisici che chimici, però c'è sempre attenzione alla biodiversità, quindi a non danneggiare l'ecosistema, ad esempio. Non ci sono parabeni, siliconi, paraffine, sono testate dermatologicamente per il nickel e sono tutte formule vegane.